Allora, Incontri Possibili è una rassegna che comunque unisce persone di varia natura, comunque sono sempre artisti di un calibro davvero eccellente. Nazionale, esattamente. Dammi una battuta su questo evento. Battuta, già il titolo della kermesse dice tutto, soprattutto in questo periodo. Incontri Possibili è il nome della kermesse, il progetto che il Comune ha voluto presentare, con cui abbiamo vinto questo bando regionale che ci dà stasera la possibilità di organizzare appunto questa kermesse all'interno dei beni storici calabresi, quindi del nostro castello. E questo ovviamente ci inorgoglisce, perché vuol dire che abbiamo fatto un lavoro, un progetto serio, importante, e abbiamo dimostrato che si riesce a fare cultura qui da noi al sud. Il prossimo è domenica 11, c'è Peppe Lanzetta, drammaturgo, scrittore e attore napoletano abbastanza conosciuto, che insieme a Gennaro Romano dei Letti Spatti e Daniele Sanzoni, cantante degli A67, sta portando in giro uno spettacolo che si chiama Fuorimano, uno spettacolo che parla, questo Fuorimano, che è un Fuorimano a volte geografico, a volte mentale. Ma vi invito a venire a vedere, non mi piace raccontare che succede negli spettacoli, solo dire che sono, come dire, dei performer, degli artisti che vengono da esperienze diverse. Incontri Possibili perché? Perché uniamo, ad esempio questa sera, stili e tecniche diverse d'arte e di spettacolo, e dimostriamo che l'incontro fra stili apparentemente diversi, uniti, messi insieme, creano un qualcosa di ancora più bello, soprattutto di questi tempi. Dire Incontri Possibili vuol dire tanto, quando diventa legge e si condannano persone che si incontrano e danno una mano, come purtroppo con la legge che è appena passata in Senato, una persona che incontra un'altra in mare la salva, diventa reato. Noi con l'arte dimostriamo che facendo cultura ci si incontra e si crea qualcosa di bello e meraviglioso, quindi è un messaggio molto importante che lanciamo anche stasera.